Costruire un corpo muscoloso non è cosa facile. Se a questo aggiungiamo la ricerca di proporzioni ideali e definizione estrema, il gioco si fa decisamente più duro. Atleti magnificamente scolpiti e preparati calcano i palchi in contest nazionali ed internazionali. A raccontarci di loro e come parte del team italiano che si è confrontato con i migliori atleti del mondo, Annalisa Ghirotti e Leonardo Casagrande. Natural bodybuilding vuol dire allenarsi e prepararsi per le competizioni senza l'uso di sostanze dopanti. Natural bodybuilding è uno stile di vita per me e voglio raggiungere il massimo livello del mio corpo senza l'uso di farmaci e di sostanze dopanti. La preparazione ad una competizione agonistica richiede metodo e disciplina. I risultati importanti non sono il frutto del caso. E questo Annalisa e Leonardo lo sanno bene. Non puoi avere tutto, non puoi mangiare come ti pare le schifezze e pretendere di essere in forma, non puoi non allenarti e essere in forma, non puoi fare vita mondana o avere uno stile di vita insano e essere in forma. Quindi se il tuo obiettivo è la salute e uno stato di forma fisica notevole, deve avere uno stile di vita adeguato. Seguire una certa alimentazione quando si lavora è molto difficile, diciamo. Però ce l'ho sempre fatta e è stato sempre raggiunto il mio risultato, il mio obiettivo. E quindi quando vuoi veramente qualcosa ti organizzi in modo tale da far centrare l'allenamento, da far centrare la spesa e la preparazione dei pasti nella tua vita quotidiana. Grazie alla costante applicazione di questi principi e ad una genetica non comune, Annalisa e Leonardo hanno coronato il loro sogno, conquistando rispettivamente il titolo di campionessa italiana e di campione del mondo. Il momento in cui mi hanno dichiarato vincitrice è stato un momento di gioia incredibile e ho vinto gli italiani a 40 anni, perciò per me ancora di più è un onore, insomma, perché mi rendo conto che alla mia età è una sfida ancora maggiore rispetto magari a chi è più giovane di me, perché certamente c'è la genetica, certamente c'è una buona struttura, certamente c'è un lavoro di preparazione con un preparatore molto competente e poi ci vuole anche il mio impegno, quindi di questo sono contenta di me stessa. La vittoria dei campionati italiani e la successiva qualificazione nella selezione per il campionato mondiale WMBF ha permesso ad Annalisa Leonardo di disputare i mondiali a New York. La nazionale italiana è stata un'emozione grandissima. Era la prima volta che vedevo dal vivo un livello alto di questo genere. E infatti mi preoccupava molto il fatto di... Però si vede che la giuria americana ho preferito il mio V-shape, come si dice. Per quanto riguarda le donne c'è una grande differenza nella preparazione, nel livello. Sono molto molto preparate, sono tante, nel senso che lì la disciplina anche a livello femminile è molto conosciuta e molto praticata, mentre da noi nelle nostre gare ci sono poche atlete in gara. E vincere là per me è stata una gioia immensa.